Il ritorno del duellante, le edizioni speciali, Chuck! Si sbusta. Rieccoci qua. Dunque, oggi, Ska, sbustiamo qualcosa di un po' più grosso, a livello volumetrico. Le edizioni speciali di Ritorno del duellante. Appena arrivate, il nostro bel case, bello grosso. Operiamo. Contiene sempre 12 buste e questo è il nostro box che andiamo ad aprire. Proviamolo che è un po' ingombrante. Dunque, grosso. Eccolo qua, taglierino, bisturi. Stiamo facendo qualcosa che normalmente non presenta mai nessuno. Esatto, presentiamo una cosa diversa dal solito. La confezione contiene 10 edizioni speciali. Ogni edizione speciale contiene 3 bustine e una carta random tra le due che hanno deciso di stampare per questa occasione. Carte grosse stavolta, eh? Carte belle grosse. Andiamo a vederle dietro, visto che c'è sempre un'anteprima. Sono il TG Iper Bibliotecario. Attenzione che nomignolo bello fresco. E il numero 30 golem acido della distruzione. Perfetto, potevano anche abbreviarlo un po'. Sì, potevano magari anche abbreviarlo un attimino. Due carte che c'erano solo jump, che non si potevano giocare. Carte molto grosse. Vediamo cosa ci riserva il nostro bel box. Andiamo a scoprire. Facciamo vedere al pubblico qualcosa che non ha mai visto. Esatto. Partiamo. Prima cartina. Abbiamo trovato il bibliotecario. Stavolta l'hanno messo, guarda, l'hanno rivestito, mi ha messo la protezione, attenzione, di solito è tutto impacchettato insieme. Esatto, con calma, prima di rovinarlo, lo apriamo, eccolo qua, TG Apple Bibliotecario, in versione super, come tutte le altre carte da edizione speciale, nostre 3 belle bustine che sono unlimited. Eh già, da notare anche questo fattore molto importante. Rispetto alle buste del box, che in prima edizione, diamo un'occhiata anche alla busta dentro del box, così almeno vediamo la differenza. Prima edizione Unlimited. Questa particolarità che troviamo anche sulla carta. Anche sulla carta, perché la carta in Unlimited ha il quadratino argento e non ha nessuna scritta. Apriamo anche una bella bustina di nostro bel box. Giusto anche ricordare queste cose, perché da tanto tempo non si menzionavano questi dettagli. Questa è prima edizione e il quadratino è oro. Vediamo cosa abbiamo trovato. E dai, non è andata male. Una bella super nel nostro box, che però riponiamo, perché oggi il protagonista è il box di speciale. Alleluia. E allora si parte. Prima bustina, carta rara e carte comuni. Le carte ormai un po' le conosciamo. Andiamo a vedere però cosa ci riservano queste 30 buste all'interno del nostro box. Seconda busta, altra carta rara, Sore Tuono. Ricordiamo sempre i famosi fratelli Tuono. Fratelli Tuoni, sorelle Tuono. Assorto, mamma, ta Tuono. Ti sto ammazzando. Attenzione, terza busta, libro di magia della saggezza, libro di magia che piacciono sempre al nostro amico Ska. Certo, tutta la vita. Prime 3 buste, tranquille. Ok. Eccolo qua, il nostro amico numero 30, golem acido, in acido è un'altra cosa. Golem acido della distruzione. Oh, è caduto. È talmente distruttivo che cade anche per terra. Era talmente in acido che è caduto. Anche lui, che ha una sua bella protezione, lo apritelo sempre delicatamente se non lo piegate. E voilà, bello nero, bello super, bello grosso, eccolo qua. Vediamo, andremo a vedere poi quante, sì, che percentuale abbiamo sulle due carte, se troviamo, facciamo un 5 più 5, un 6 più 4, un 3 più 7. Se magari risultano essere alla pari, vediamo, chi può dirlo? Beh, sicuramente come interesse della carta di per sé, cioè sono abbastanza alla pari, diciamo. Esatto. Infatti, apriamo subito un'altra edizione speciale prima di andare continuare con le buste. Altro bibliotecario, il nostro iperbibliotecario. Ci piacerebbe continuare a chiamarlo Librarian. Il nome in inglese è Librarian, è un po' più touch, ma anche chiamato bibliotecario. Ci accontenteremo del bibliotecario. E qua siamo a un 50-50.
le prime quattro edizioni speciali ci hanno portato lo stesso numero di bibliotecari e di numero 30. E comunque, a proposito di bibliotecario, vorrei ricordare ai traduttori che non per forza tutte le volte dovete tradurre alla lettera. Lasciate anche un pochino di spazio alla fantasia, che tiene più animato il gioco. Si poteva chiamare Hyper... Hyper tante cose, ma... Hyper ciccio pasticcio, per esempio, mi viene da dire. Infatti cuore mi viene. Andiamo avanti a aprire le buste. Adesso vediamo, abbiamo trovato tre rane nelle prime tre buste. Ecco qua, cominciamo a rifarci. Ci piace. Ninja Drago Blu. Ci piace, Ninja Drago Blu, ci piace a noi. Dividiamo la rara, la super dalle rare. E continuiamo. Abbiamo un po' di bustine da aprire. Vediamo questo box, perché, sai, il box da 24, sigillato, sei... bene o male sempre quanta roba ti aspetti da qua. Non lo puoi sapere. Non sai mai quello che ti aspetti. Carta rara, abbiamo 5 buste, abbiamo 4 rare e una super. Allora, un po' molto tranquillo, eh. Due super. Attenzione, eccolo qua. Un bel 91. Una delle carte che faceva più fatica ad uscire, signori. Un bel 91 ultra raro. Là. Non stiamo qua a analizzare le carte, le abbiamo già viste, le conosciamo, ormai le espansioni, è un bel mesetto che è in giro. Semplicemente comunque aiutiamo anche i nostri cari amici che ci seguono a rendersi conto che, cioè, edizione speciale non vuol dire per forza siamo dentro buste in cui non c'è dentro niente. No, abbiamo appena tirato fuori qualcosa, assolutamente. E soprattutto almeno ci rendiamo anche conto della quantità in cui escono le carte speciali. Che uno le vede sempre sul bancone in giro, compra sempre uno perché comunque il box comincia a essere... Si capisce mai, invece... E noi lo apriamo tutto, andiamo avanti. Pattuono, mettiamolo qua. Vediamo se ci troviamo qualche... Cosa vuoi trovare? Io sento che arriva la Secret, Sente la Secret e arriva una super intanto. Temperanza della profezia. Olè. Eccolo qua, l'ingranaggio arsenale. C'è un ingranaggio che chiama... La sigla. No. Sfilante eroico, raro. Continuiamo nella nostra sbustata. Ragazzi, giuro che se vi esce la Secret, porco cane, vi faccio qualcosa che non ho mai fatto prima. Attenzione. Niente, Magi Dolce. Sempre rara, si continua. 30 sono le buste, 6 in più rispetto a un box normale. 6 buste in più perché sono 10 confezioni. È uscita la Secret! E che Secret, signori! Una Secret! Maddo! Questa Secret si merita qualcosa di speciale! L'uragano! Uragano su Grand Soil, signori! Attenzione! Il Grand Soil ha fatto l'uragano! E dalla regia parte l'applauso! Grazie! Andiamo avanti con le edizioni speciali! Hyper Librarian! Intanto apriamoci anche visto ragazzi, edizione speciale non c'è dentro niente. È uscita una delle Secret che non voleva proprio uscire. Tutti la bramano, nessuno la sbusta. E noi adesso ce l'abbiamo, signori. Attenzione. Le buste continuano. Vediamo se troviamo un'altra Secret. No, un'anima di mortacci. Mi hanno trovato. Anima di mortacci tuo che ci piace di più perché montagna argento è troppo complicato. Siamo sempre lì, cari traduttori, dateci una mano, fateci sognare, non ci fate impiastrigare su ste cose, fateci sognare, traduttori. Creatività, fantasia. Attenzione, altra super. Maga chemica, mi piace. La magattina chemica e... Abramovic, questo qua, re delle frate. Abramovic, ne sa un casino. Abramovic, più bello. Altre 5. Andiamo alla ricerca. Partiamo prima a vedere tutte le speciali. Tutte le carte speciali. In edizione limitata. Abbiamo un altro librarian. Scusami, boss, ma non ce la faccio. Non riesco a chiamarlo bibliotecario. Lo devo chiamare librarian. Cioè, ragazzi, io mi rendo conto che è la traduzione letterale, ma suona diverso. Cioè, oppure, chiamatelo Bibli, non bibliotecario. Bibli, il nostro amico Bibli, che sembra l'uomo di un cagnolino, però fa niente. Andiamo avanti, vediamo quanti Bibli e quanti numero 30, usciamo, attenzione. Occhi che qua... Usciamo, cane che lo piscia, attenzione. Là, abbiamo aperto tutte. Direi che è il momento di fare due conti. Abbiamo trovato... 6 bibliotecari o bibli o librarian e 4
numero 30. Diciamo che ci sta, ci sta. Nella nostra esperienza, dove abbiamo aperto un sacco di edizioni speciali, possiamo tranquillamente affermare che bene o male la media è 50-50. In questo caso è stato 40-60, però normalmente non ce n'è una più difficile rispetto alle altre. Fin dai tempi di Invasione del Caos, anzi Invasion of Chaos, quando è uscita la prima edizione speciale, le carte speciali si sono sempre trovate in egual misura. Le prime edizioni speciali avevano 4 carte diverse, ce n'era in media un ogni 4, quindi il 25%. Con Attacco di Neos, quando sono tornate le edizioni speciali, lì erano fisse perché c'erano il Rimpicciolire e il Drago Finale. Sempre Drago Finale, quelle erano fisse, vabbè, si trovavano sempre quelle. Poi a seguire con Forza della Distruzione hanno messo sempre 2 carte, come anche oggi, e la percentuale è sempre stata 50-50. Quindi se qualcuno dice, ah, si trova più una, si trova più l'altra, non è vero niente. Andiamo avanti, adesso abbiamo ancora 15 belle bustarelle da aprire e vediamo cosa esce. Eh beh, direi anche vediamo, di sì. Vediamo cosa esce, così per completare... Mi sento un'altra secret, me la sento, e quando io dico mi sento la secret vuol dire che si avvicina. Per completare il nostro percorso di sbustaggio, questo bel mega box. La sento che si avvicina. Attenzione. Per farmi contento, no. Per farmi contento. Gaga Vendetta. O Lady Gaga Vendetta a scelta. Ma anche è un po' preferivo Lady Gaga però, Sì, magari nel prossima espansione potrebbe. Ci mettono anche Lady Gaga, dice. Sì, secondo me al posto del. La sento. Attenzione. Sta arrivando. Cronomalia. È arrivata Cronomalia. È arrivata Cronomalia. È arrivata dall'Italia. Maddo. Ci butteranno fuori da YouTube, attenzione. E niente, libro. Poi andiamo a vedere quanta non possono buttarci fuori da YouTube. No, è impossibile. Li teniamo vivi e allegri noi. Sì, quanto di soldi che abbiamo pagato poi. Abbiamo pagato per... Oh, attenzione! Eccolo. Una bella Ultra che ci piace tanto. Ultra che ci piace, come dice Lorenzo Giovanotti, tanto. Attenzione, eccoci qua. Si continua, rara. Voglio il succhio dell'anima. Voglio la secret. Scacchiamo un'altra secret. Devi fare. Quando scacchiamo la secret è perché. Scacchiamo la secret. Attenzione, c'ho le gambe che mi fanno Giacomo. Super. Ninja Drago Blu. Vedi si Giacomo addosso, ma niente secret ancora. Le buste ci sono ancora abbastanza per poter dire. Eccola sì. Attenzione. Niente. Per tempo venirmi un infarto a me, ma la secret, porco esatto. Cane. E ne è già uscita una. Sai, la media è uno ogni 24 buste. Ma io me lo sento. Ma potremmo schiappare. Sono un ragazzo fortunato. Perché hai trovato Cronomalia? Ci dormivo la notte, vedi? Vedi, adesso dormirai più tranquillo, più riposato. C'è anche già la faccia più riposata. Hai visto che bella roba. Attenzione, andiamo avanti qua. Serve qualcosa di sbrilloso. No, pattuono. Attenzione, e vai. Altra carta rarina. Mattuono, e dopo pattuono. Mattuono. Quante buste rimangono, boss? Scà, guarda, rimangono 4 buste. Accidenti. Dobbiamo. Ragazzi, voglio la secret. Vi rifaccio l'uragano con la secret. C'è la carta dei Lego, Golem Blocco. E Ingranaggiano. MK2. Ultime 3 buste. Tutto può ancora succedere. Attenzione, si vuole. Sempre la carta dei Lego davanti. Non era ancora uscita la Ultimate. È uscita. Che glielo faccio? Glielo faccio l'uragano! Vado! Eccolo qua, Ierofante con uragano portante. Spero che stiamo dimenticando la rara. Eccolo qua, sempre Cronomalia. E in questo box. Ci sta assillando sta Cronomalia però, box, Cronomalia. Era molto cronomalico questo ultime box. Ultime due buste. Imai Ruka. Eccolo qua, il pesciolino. Carta simpatica come disegno. Ultima busta. 30ª e ultima busta. Attenzione, vediamo cosa ci esce. Un buco trappola vuoto. Carta super. La raretta, classica che c'è in tutte le buste. Dunque,
direi una buona media comunque c'è, cioè, nella media di un box praticamente. Vabbè, le carte edizione limitata le abbiamo già viste. Quante super? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carte super. Mi sa 8, mi sa che una è rimasta nelle rare. Ma forse una è quella in prima edizione. Due carte ultra, è vero. Una bella secret e una carta ultimate. Bene o male, la mini unbox, diciamo, siamo lì. Sì. Sei booster in più, ci hanno dato qualche super in più, fondamentalmente. Forse anche una carta ultra in più. Quindi non è andata male. Io mi sento veramente soddisfatto. Siamo soddisfatti. Sono molto dai. Contento anche perché abbiamo trovato una secret che, signori, cioè, si faceva veramente fatica a trovare. La secret Grand Soil. Il signore elementale. Signori. La ribattezzata, sai come l'ha ribattezzata anche? Gran Solera l'ha ribattezzata. Può essere, una di quelle secret che proprio te le mangi, vero? Sì, sì, te le mangi a colazione, a pranzo e a cena. Attenzione, okay. Potrebbero... interessante. Ma... stavo pensando. Dimischia, abbiamo terminato la nostra sbustata. Sì, tecnicamente diciamo che abbiamo terminato, però io vorrei rinnovare a tutti l'invito a seguirci, perché cosa ne dici se facessimo... lo stesso lavoro quando escono i mazzi nuovi e con la Legendary 3? Ma i mazzi nuovi usciranno tra ancora qualche settimana e sicuramente li presenteremo. Ma con la Legendary 3 si sbusterà di bello. Madò, voglio una cosa proprio... da ora!